Passiamo adesso all'eccellenza dell'anno, Lending Crowdfunding Real Estate. Il premio va a Trusters Italia, per la capacità di innovare il settore immobiliare con l'uso del digitale come volano di business per gli operatori e strumento di investimento veloce e alla portata di tutti, integrativo alle forme tradizionali. Prima piattaforma al 100% made in Italy e prima in Europa a usare la blockchain a garanzia della trasparenza dei dati. Io sono collegata con Andrea Maffi, founder di Trusters Italia. Grazie, dottor Maffi, per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Buonasera. Allora, le chiedo subito un commento. Partiamo invece dalle cose più semplici, poi andiamo mirati sulla strategia che vi riguarda. Un commento a questo riconoscimento. Ma insomma, per una startup innovativa come la nostra, per un'azienda insomma piccola, che è nata da poco, ci fa un gran bene, perché le startup come le nostre lottano quotidianamente insomma contro la praticamente contro la sopravvivenza, quindi avere un premio insomma ci aiuta ad avere maggior forza e energia anche per il futuro. Quindi vi ringrazio perché è una bella iniezione di fiducia. Di questo sono contenta perché noi stiamo chiedendo a voi, no, di dare fiducia a noi per primi e di dare fiducia a chi ci ascolta. Se la cosa è reciproca, diciamo che abbiamo già raggiunto un obiettivo non da poco. Però è chiaro che lei dice siamo una startup, quindi è un riconoscimento ancora più importante, siamo piccoli, però in realtà in poco tempo siete già diventati, come abbiamo sentito dalla motivazione, la prima piattaforma al 100% made in Italy e la prima in Europa a usare la blockchain. Blockchain si parla continuamente, però non tutti hanno compreso la potenzialità dell'utilizzo della blockchain. Sì, esattamente, anzi diciamo che non tutti forse hanno capito fino ad ora la potenzialità anche del crowdfunding. Noi siamo appunto una startup innovativa che lavora nel mondo del crowdfunding immobiliare. Abbiamo scelto l'immobiliare perché è il nostro settore di provenienza. E il finanziamento partecipativo, il finanziamento collettivo è una grande risorsa, può essere una grande risorsa anche per il rinnovamento del nostro paese, quindi applicato serve per aiutare le società che fanno sviluppo immobiliare a fare più progetti, a rinnovare prodotti immobiliari, a renderli qualitativamente migliori anche dal punto di vista ad esempio energetico, se ne parla tanto adesso di riqualificazione ambientale. Per quanto riguarda la blockchain, noi abbiamo utilizzato la blockchain per diciamo congelare i dati che diamo ai nostri investitori. È importante, non solo per noi, non è importante solamente creare uno strumento appunto per far dialogare le società di sviluppo con gli investitori, ma per noi è anche importante congelare i dati e renderli immodificabili e quindi dare delle cose inequivocabili. Quindi è importante anche per costruire il rapporto di fiducia che è importante appunto tra prestatore e società di sviluppo, però era importante utilizzare questo sistema. Siamo certo. Stati i primi d'Europa a creare questo registro appunto in blockchain, ma solamente la punta dell'iceberg. In realtà abbiamo delle ulteriori idee per ampliare questa tecnologia che in realtà ha una potenzialità enorme. Ecco, quindi insomma il messaggio d'ottimismo è anche quello legato proprio al discorso delle startup. Non fa paura parlare di startup, di novità, di innovazione in questo periodo? No, non fa paura, anzi appunto una startup può essere una risorsa importante per il nostro paese che insomma è un po' forse il paese meno restio ai cambiamenti e siamo anche nel mercato meno restio ai cambiamenti in assoluto, che appunto quello diciamo dello sviluppo immobiliare, dell'edilizia, quindi delle costruzioni in generale, e non parliamo della parte finanziaria. Quindi in realtà tutto ciò che è startup, tutto ciò che è innovazione può dare veramente una spinta importante al progresso. E dal punto di vista del crowdfunding ribadisco che avere uno strumento alternativo di finanziamento può essere veramente importante. Pensiamo in questo momento quante società appunto hanno bisogno di finanziamenti che arrivino anche in tempi rapidi, e questa è la nostra mission, dare la possibilità a società di avere un'alternativa a quelli che sono i canali tradizionali. Va bene, insomma, quindi siete solo all'inizio, mettiamola così, la vostra mission continuerà
grazie a questo anche riconoscimento mi auguro che possa prendere sempre più il volo. Grazie mille, ci tengo ovviamente a ringraziare, diciamo, chi partecipa in questa avventura con me, quindi diciamo le persone che, diciamo, mi affiancano, il mio team, appunto Laura, che è appunto anche mia cugina, quindi siamo quasi un'azienda familiare perché ci siamo trasformati da azienda praticamente a quasi una piccola famiglia. Andrea Bernardini, che è il nostro project manager, Federico Viganò, Laura Lamarra, Maurizio Scagliotti e Emanuele Mottola. Volevo fare Ottimo. nome e cognomi perché è giusto che il Certo. riconoscimento vada soprattutto a loro. Sono Grazie. d'accordissimo, sono d'accordissimo. Grazie Andrea Maffi, founder Trusters Italia. E andiamo a parlare con qualcun altro, sempre del settore servizi, insomma, cambiamo un po' ambito e cerchiamo di capire il perché del prossimo premio.